Allora, grazie ancora a chi ci segue come Transform Italia in collaborazione con l'EFT, il Laboratorio Sud. Abbiamo iniziato già la settimana scorsa con una serie di interviste, di colloqui che abbiamo fatto con operatori del servizio sanitario che in questi giorni stanno affrontando la crisi del Covid-19 nel sud Italia e quindi nella parte meno esposta al virus, ma più esposta ai tagli della sanità, ai tagli in generale che il Mezzogiorno sta vivendo e vive nel nostro paese. Oggi abbiamo Michele Carriera che da Foggia, dalla Puglia, ci racconterà un po' quello che è l'esperienza sua e la sua regione nell'affrontare questa crisi. Do subito la parola a Loredano Marino che con me ha costruito questa serie di questo calendario di incontri e che a lei il compito, diciamo, di porre le questioni sul tappeto oggi. Prego, Loredano. Grazie Roberto, ringraziamo anche Michele che oggi è con noi. Il Laboratorio del Sud oggi torna in Puglia, torna ancora una volta a San Giovanni Rotondo. Noi siamo stati a San Giovanni Rotondo a dicembre a parlare delle problematiche relative al lavoro. Lo abbiamo fatto con il sindacato CGIL, lo abbiamo fatto con i compagni della Rifondazione Comunista, l'abbiamo fatto con i compagni del Partito del Sud e con l'MGA. Già all'epoca abbiamo potuto verificare che attorno alla questione lavoro venivano fuori tutte quelle che sono le contraddizioni di una terra del sud. Contraddizioni che stanno all'interno di un sistema, contraddizioni che parlano di diseguaglianza sociale e ciò che ha comportato anche la trasformazione del mercato del lavoro. Ora siamo in emergenza Covid-19. Non potendo attraversare il mezzogiorno d'Italia attraverso treni, pullman, assemblee e convegni, siamo invece su piattaforma virtuale. Il nostro lavoro non si ferma, anzi, oggi parliamo di come il Sud affronta la questione emergenza coronavirus. Diceva prima Roberto, in qualche modo al Sud si sta registrando una maggiore capacità di gestione. In verità io penso che l'andamento del contagio che ha colpito in primis le regioni del nord, che poi ha portato alle chiusure delle attività produttive non essenziali, in qualche maniera ha tamponato il dilagarsi del contagio. Ma di fatto il contagio c'è anche da noi. Questo contagio vede l'esercizio dei presidenti delle regioni che si stanno dando molto da fare per cercare di tamponare i disastri causati nei vari piani regionali a causa di una cattivissima gestione dovuta anche allo smantellamento del Servizio Sanitario Nazionale. Molto incuriosisce che cosa avverrà in quella che oggi iniziano a far passare come fase 2 dell'emergenza Covid. Oggi però ci troviamo in una situazione che forse a chi ci segue sembrerà un po' paradossale, ma che per chi abita a San Giovanni Rotondo invece è una situazione abbastanza ordinaria. Il turismo, tutto ciò che ruota attorno al turismo, le strutture che ruotano attorno la figura del Santo Pio, se non erro si definisce così. E quindi oggi noi parliamo con un compagno RLS della FIALS e operatore sanitario in una struttura ospedaliera privata alla quale è stata chiesta la compartecipazione nella gestione Covid e quindi struttura privata del Vaticano che viene individuata come struttura centro Covid. Quindi io
Vorrei passare subito la parola a Michele per capire appunto in Puglia l'andamento del contagio, la risposta che arriva dalla regione e come questa struttura oggi sta affrontando questa emergenza. Sì, buonasera, grazie Loredana, grazie Roberto. Sono Michele, come diceva Loredana, sono un infermiere della Casa Sollievo della Sofferenza e sono anche un RLS dell'ospedale. Logicamente credo, come un po' dappertutto, un po', non dico in tutta, su tutto il territorio nazionale, ma qui al sud, questa ondata diciamo, del Covid ci ha sorpresi, ma in modo, per fortuna, un po' più leggero, un po' più lieve rispetto a quello, a come è arrivata su al nord. Diciamo che i dati, al momento non ho dei numeri ufficiali, però i numeri ufficiali sono quelli che normalmente vengono forniti giorno per giorno sui vari bollettini. Qui nel nostro ospedale sì, ci sono purtroppo degli ammalati di Covid, ci sono stati anche dei decessi, ce ne sono, e diciamo che oltre al primo periodo in cui un po' perché non si sapeva come gestire la situazione, un po' perché effettivamente, come dicevi tu prima Loredana, la regione non aveva ancora individuato Casa Sollievo come centro Covid, la situazione era rimasta un po' lì silente, un po' in stand-by. Poi nel frattempo Casa Sollievo è stata investita dalla regione come centro Covid e quindi oltre ai posti di rianimazione che c'erano già, sono stati individuati dei reparti che sono stati allestiti al momento per sopperire a questo avanzare dei numeri di contagi dovuti al Covid, e nel frattempo l'ospedale gestisce, diciamo, molti di questi ammalati Covid che arrivano anche con il 118 da tutto il territorio del Gargano. Logicamente, dovendo sopperire a questa emergenza, tutto l'ordinario, tutto il lavoro che si faceva prima d'ora è stato logicamente messo da parte per evitare che gente che dovesse fare visite ambulatoriali o interventi di piccolo conto potesse appunto infettarsi entrando in contatto con un ambiente che purtroppo ha degli ammalati e Covid, e quindi poter far sì di in questo modo arginare questa epidemia per evitare appunto di contagiare gente che non aveva necessità di cure immediate. Michele, una domanda a proposito. La struttura viene individuata come centro Covid, quindi la struttura è nelle condizioni di poter ospitare la malattia acutizzata da Covid. Ora, tutti i pazienti, definiamoli per semplicità di linguaggio ordinari, che hanno bisogno di prestazioni ambulatoriali oppure che hanno bisogno di ricovero per patologie altre dal Covid, oggi come vengono assistiti almeno nel territorio del Gargano, nella regione Puglia? Nella regione Puglia, per quello che conosco sul mio territorio, cioè il territorio di San Giovanni Rotondo, come appunto ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, che è una struttura che serve tutto il Gargano Nord, gran parte anche della regione, oltre insomma a tutto il bacino di utenza che viene dall'esterno, al momento non si può parlare di assistenza ordinaria, cioè di tutte quelle patologie che non richiedono il carattere di urgenza, ma si va solo sull'urgenza, e l'urgenza che viene gestita in due aree completamente diverse. L'urgenza per il paziente che è anche malato Covid e l'urgenza per il paziente che non presenta sintomi di malattia o perlomeno anche ai test come tampone, test sierologico, eccetera, risulta negativo.
Allora, stavi parlando di test sierologici e di tamponi. Tu puoi affermare che almeno in Puglia, mi verrebbe da dire almeno perché in Campania c'è ancora una percentuale molto bassa di test da tamponi per la prevenzione. In Puglia come si sta agendo? C'è l'idea di aprire una fase di tamponaggio di massa o e di esame sierologico o anche in Puglia si sta agendo soprattutto per la rete ospedaliera e quindi viene meno l'idea di un'assistenza territoriale e di un'assistenza domiciliare per gli eventuali contagiati? Allora, nel nostro ospedale si fanno sia tamponi e sia test sierologici. Ultimamente so che vengono... Come? Per chi? Per chi? Allora, principalmente per il personale sanitario che viene in contatto con la malattia, quindi personale sanitario che presenta i sintomi della malattia o personale sanitario che si presume abbia avuto contatti con degli ammalati, pazienti che hanno presentato praticamente positività al Covid, sui quali è stato fatto a loro stessi anche il tampone. Per quanto riguarda il territorio, so che proprio l'ospedale sta facendo un po' di... sta istruendo delle persone, degli infermieri, dei colleghi infermieri, per poter praticare il tampone anche in zone tipo la casa di riposo per anziani che c'è a San Giovanni, per evitare che il medico, l'epidemiologo che va in giro nell'ospedale a fare il tampone dovesse muoversi all'ospedale. Allora, per evitare questo, sono stati formati dei colleghi infermieri per poter fare il tampone agli ospiti anziani che stanno lì nella casa di riposo, e so che c'era in progetto in questi giorni di fare formazione per altri colleghi infermieri in modo tale da poter eseguire questi test anche sul territorio. Il test sierologico viene fatto direttamente lì in ospedale, nel laboratorio di ematologia. Per quanto riguarda il territorio pugliese come regione, per i colleghi che, avendo avuto contatto con pazienti positivi con la malattia, si sono rivolti al proprio medico curante, quindi hanno aperto la pratica di quarantena Covid presso l'ASL, hanno avuto qualche difficoltà ad essere contattati e quindi a ricevere il tampone per poter vedere effettivamente, per poter verificare la loro positività o meno al Covid-19. Ho capito. Allora io andrei verso la chiusura di questo primo appuntamento con Michele. Una domanda e chiudiamo subito. In tutte le regioni del sud, attorno all'emergenza Covid nel sistema sanitario, spunta fuori l'emergenza delle assunzioni presso le reti ospedaliere. Quindi in questo siamo sempre di fronte, no? Il problema è meglio stare a casa e tutelare la salute oppure prestare servizio nel sistema sanitario, in alcune realtà anche esponendosi al problema del contagio, perché tu racconti di un'esperienza positiva da un punto di vista di prevenzione per la salute degli operatori. In altre situazioni abbiamo visto ormai i numeri di personale sanitario, i numeri dei decessi sono molto molto alti. Quindi dicevo, molti per vocazione, medici, personale sanitario e parasanitario, oggi stanno in prima fila con delle assunzioni a tempo determinato per l'emergenza Covid. Noi vorremmo portare avanti una campagna rispetto a queste nuove assunzioni, che è la stabilizzazione. Perché in molte situazioni è chiaro che ci sono degli organici inferiori a quelle che sono le attività già in una situazione ordinaria delle reti ospedaliere. Tu sei anche sindacalista, ci puoi dire qualcosa in più rispetto a questa volontà di stabilizzazione anche per affrontare quella che sembrerà la crisi
che ci sarà da qua a poco, dopo la fase 2? Beh, per quanto mi riguarda, quanto riguarda la mia realtà lavorativa, voglio dire, nell'ultimo periodo c'è stato, appunto, ci sono state delle assunzioni, sono state delle stabilizzazioni, ci sono al momento dei colleghi neolaureati che sono stati assunti a tempo determinato, ma con la promessa, appunto, di avere un contratto stabile nel tempo, quindi un contratto a tempo indeterminato. Come preannunciavo forse prima, nel nostro caso, avendo in questo momento ridotta l'attività lavorativa per via appunto del Covid e avendo ristretto le aree di degenza, il personale al momento c'è a sufficienza e quindi voglio dire questa emergenza voglio dire che riguarda noi personalmente della nostra struttura, della nostra Casa Sollievo, non si presenta questa emergenza al momento. Successivamente molto probabilmente potrebbe esserci, perché come si diceva tempo fa, molto probabilmente i colleghi esposti in prima linea con il passare del tempo saranno stanchi, o speriamo di no, purtroppo pure loro potrebbero avere contatti con il virus e quindi avere la necessità di doversi mettere in quarantena, e quindi in questo caso ci potrebbe essere la carenza, dei vuoti in questi posti di prima emergenza, dovuto appunto a questi colleghi che nel frattempo sono costretti ad allontanarsi dal posto di lavoro. Ma credo che nel frattempo chi sta fermo perché operante in un'area al momento non destinata all'area Covid, quindi non facendo attività ordinaria, può tranquillamente entrare a rimpiazzare il collega a riposo. Questa emergenza di assunzione al momento non la vedo, almeno nella mia realtà. In giro so che ci sono state delle richieste, sì, nella regione ci sono state delle richieste di personale appunto per sopperire a queste carenze, purtroppo temporanee, con contratti a tempo determinato. Logico che questa gente con il passare del tempo non potrà poi, finita l'emergenza, rimanere così a casa. Lì bisognerà un attimo vedere che cosa fare di questa gente, cercare appunto di stabilizzarli, anche perché un episodio come questo che stiamo vivendo è un qualcosa che arriva tra capo e collo, e quindi trovarsi ancora una volta con una situazione di carenza di personale sanitario o carenza di strutture non credo sia un qualcosa di positivo, ma bisogna essere un po' più lungimiranti e quindi pensare un po' più a lunga distanza e cercare di avere più gente disposta, disponibile e formata per poter affrontare certi tipi di certe emergenze, insomma. Grazie, okay, Michele. Io passerei la parola a Roberto. Sì, no, solo per ringraziarvi, per ringraziare Michele di essere stato con noi. E, come abbiamo detto, ci sentiamo e continueremo a sentirci anche nella fase 2, diciamo, di quella che sarà la fase 2 di questa crisi, che è sì sanitaria, ma sicuramente coinvolgerà anche altri aspetti della vita di tutti i giorni. Vi ringrazio ancora e alla prossima. Grazie e buona serata.